Tre gol, tantissime altre occasioni da tutte e due le parti, quattro espulsioni, più derby di così si muore. Il Lanciano sopperisce all'assenza di Cao con Ranalli a sinistra, infortunato Giulio Dori, ancora fuori Fumai, nell'Aquila out Vincioni, Tatomir e Zegbo, la notte resta fuori rosa in attesa di essere ceduto, diciamolo subito, impossibile farvi vedere tutte le occasioni da gol, allora ecco le più pericolose. Già dopo due minuti e mezzo l'Aquila va in gol, Vidalè corre sulla destra, cross preciso per Cecchini che si avvita di testa e beffa Aprea. Al quarto minuto punizione per il Lanciano, il sinistro di Gennari sorvola di poco la traversa, nell'occasione era stato ammonito Racchini. Al diciassettesimo il pareggio del Lanciano che nasce da un fallo laterale, Maretti, lunga gittata, il portiere Sassanelli perde la palla, Sapanis serve Karasavidis che non ci arriva ma interviene Ranalli e mette in rete. Al diciannovesimo fiammata dell'Aquila con questo destro di Pellegrini controllato da Aprea. Al ventiquattresimo sciabolata di Pellegrini da destra, Aprea esce disturbando Micco che conclude sul fondo. Al ventiseiesimo il Lanciano sfiora il vantaggio, Gennari apre a sinistra per Amadio che si invola, il cross finale per Karasavidis, la risposta di Sassanelli, poi interviene un difensore dell'Aquila. Al ventisettesimo l'Aquila risponde con una grande azione di Cecchini che libera Racchini, tocca a Vidalè, Aprea risponde così. Ventinovesimo per Karasavidis, c'è solo una traversa con questa battuta da centro area e l'incoraggiamento dei tifosi frentani per Teo. Al 34esimo contropiede bruciante del Lanciano da Karasavidis a Sapanis a Maretti, la conclusione in corsa fuori misura di Ranalli che non era ben coordinato. Al 37esimo il gol vittoria dei rossoneri, punizione di Taccola, Sapanis per Karasavidis, Sassanelli mette in angolo la battuta di Gennari, Bocchini dice a Taccola vai tu a saltare, il capitano sale in cielo e porta in vantaggio il Lanciano. Al 44esimo espulso Racchini sulla battuta d'angolo di Micco, il numero 7 aquilano tocca con una mano, l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta. 47esimo, ultima emozionante occasione del primo tempo, punizione di Russo, miracoloso Aprea che respinge sul palo. Nel secondo tempo Russo resta negli spogliatoi, entra per l'Aquila Gambadori e la prima di una serie di sostituzioni. Dopo un minuto l'Aquila prova a pareggiare, Vidalè cede in area, Cecchini tiro al lato. Al 21esimo l'Aquila prova il gol della domenica ma il tiro dalla grande distanza di Perna è alto. Entra a battaglia, terza punta e l'Aquila rischia il tutto per tutto. Ma un minuto dopo preciso lancio di Taccola per Cichella il cui tiro risulta debole. Al 26esimo viene sostituito Elias Sapanis, applaudito dai tifosi frentani per il numero 13 Pazzi. Al 28esimo Ranalli fugge a Drago sulla sinistra ma poi si allunga troppo il pallone al momento di concludere. Al 36esimo Sassanelli toglie dall'incrocio dei pali una punizione pennellata da Gennari e subito dopo un retropassaggio corto di Amadio fa rischiare il Lanciano con Aprea che salva su Vidalè. L'Aquila resta prima in 9 per l'espulsione di Grossi, poi al 42esimo fuori anche Vidalè insieme a Bocchini per reciproche scorrettezze. Al 45esimo palla gol confezionata da Cichella e Turchi con filo finale del numero 7 bloccato a terra dal portiere. Un gran bel derby dunque, giocato tutto in attacco, occasioni da gol, in numero industriale, il Lanciano parte colpito a freddo, poi sale in cattedra, l'Aquila che notoriamente non ha una difesa impermeabile, decide di giocare all'attacco ed è l'unica soluzione, gli attaccanti frentani finalmente pungenti, anche se sbagliano troppo, Ranalli imprendibile, i due greci desiderosi di riscatto, incoraggiati dai tifosi, le quattro espulsioni poi hanno fatto il resto. Mister Castori, un derby piuttosto nervoso, conquistato comunque dal Lanciano, diceva prima soddisfatto della prestazione comunque dei suoi nonostante l'inferiorità numerica dell'Aquila. Avete pagato un po' mercoledì la partita di Coppa Italia, però l'importante erano i tre punti a questo punto. Allora, l'Aquila l'inferiorità numerica era maturata alla fine del primo tempo, quando noi stavamo già 2-1, quindi non la partita è stata vera nel primo tempo, grande Lanciano. Una bella squadra come l'Aquila perché ci ha messo in difficoltà, ha fatto un bel gol, ha giocatori di grande qualità. Noi siamo stati bravissimi a ribaltare il risultato, non ci siamo mai demoralizzati e abbiamo creato anche altre opportunità. Nella ripresa è superato il nervosismo, come ha detto lei, magari noi abbiamo fatto poco possesso palla, ma abbiamo anche delle attenuanti, nel senso che oltre alla partita mercoledì, gli unici due centrocampisti che ho come alternativa, Giulio Dori e Cao, erano fuori per uno per squalifico e uno per infortunio. Non siamo riusciti, non avevamo nemmeno cambi da poter far rifiatare quelli che magari hanno giocato anche mercoledì, quindi un po' di fatica si è pagata. Però io volevo sottolineare il grande cuore della mia squadra e la grande capacità concentrativa. Ragazzi che stanno crescendo in questa nuova categoria,
abbiamo vinto una partita difficilissima, perché queste partite qui sono difficili da vincere, soprattutto per una squadra come noi che lotta per salvarsi. Ci siamo riusciti e adesso abbiamo guadagnato una buona posizione in classifica. Volevo citare, oggi faccio un'eccezione, perché volevo fare una citazione di merito per tre ragazzi che secondo me sono il nostro fiore all'occhiello, sono Aprea, Ranalli e Pestrin, senza nulla togliere agli altri, che sono giovani che meritano secondo me di arrivare anche alla massima serie. Mister, disponibilità del campo, questi lavori che sembrano non terminare mai possono creare dei problemi in futuro? Lei si aspetta di dover giocare altre partite in casa, in trasferta? Mi fa una domanda difficile alla quale io posso rispondere, perché non è che dipende da me sapere o conoscere i tempi di ultimazione dei lavori. Chiaramente giocare qui è meglio che giocare in campo neutro, questo è ovvio, però ci adatteremo. Presidente Passarelli, una sconfitta amara, ci fa il punto della situazione societaria dopo questa gara? Il punto societario, ha detto, la classifica per il momento ci condanna, siamo, non so l'altro cosa hanno fatto, ma siamo sui bassi fondi. Comunque oggi ho visto i ragazzi che hanno combattuto molto, certo finire in otto poi si è potuto fare poco, ma con un pizzico di fortuna forse la partita si poteva pure pareggiare, ma accettiamo questa sconfitta, andiamo avanti per la nostra strada, speriamo di trovare quella giusta. Dopo i progressi domenica scorsa, quindi un altro passo avanti, quello che manca però sono i punti, il risultato, che forse alla fine è la cosa più importante veramente per l'Aquila, soprattutto in questo momento, anche per la morale della squadra. Certamente sì, quello che manca sono i punti, la squadra c'è, ho visto oggi che erano messe bene in gamba, hanno lottato fino all'ultimo istante, quindi speriamo che per il futuro arrivano anche i punti. Giuseppe Aprea, uno dei migliori in campo forse quest'oggi per il Lanciano, sono il migliore, sei arrabbiato un po' con i tuoi compagni in alcune occasioni, oppure la carica, una grossa prestazione è andata ancora meglio, più tiri ti arrivavano in porta meglio giocavi? No. Direi proprio no, perché non ho, senza mai toccare una palla sono riuscito a piar gol in una disattenzione, però ecco, forse questo gol ci ha dato quella scossa e quella voglia di vincere, magari è stato un bene aver pigliato gol così, però in futuro, oggi ci è andata bene, però in futuro non bisogna commettere questi errori, perché altrimenti certe volte non tutte le partite si recuperano. A proposito del futuro, di gara in gara sempre in crescendo, hai obiettivi personali oltre a una salvezza più che sicura quest'anno? Allora, diciamo che puntiamo a salvarci al più presto possibile, poi se viene qualcosina in futuro e vediamo che possiamo giocarcela, allora ci giocheremo le nostre carte, però ecco, noi siamo convinti di poter far bene in questo campionato e lo stiamo dimostrando. Mister Gentilini, partita terminata in grossa inferiorità numerica, una partita strana, un'Aquila buonissima, dopo i progressi domenica scorsa, un'altra volta quello che non va il risultato, insomma. Sì, se andiamo a analizzare quello che si è visto in campo da parte dei ragazzi, effettivamente l'analisi è giusta. Però purtroppo resta il rammarico che alla fine i tre punti sono stati presi dal Lanciano. E il perché? Il perché? Probabilmente il Lanciano in determinate situazioni è stata più convinta e più cinica di noi. Avete pagato forse qualche ingenuità, soprattutto dopo il primo gol, forse potevate controllare meglio? Ma sicuramente abbiamo commesso degli errori, per altrimenti il Lanciano non avrebbe ribaltato il risultato. Però, ripeto, i ragazzi sono stati bravissimi e inconiabili sotto tutti i punti di vista. Ottimista quindi sul futuro? Sicuramente.